anche stasera ci stiamo incontrando cuore a cuore e in questo incontro d'amore il silenzio è importante. Ci sono stati momenti, le parole non erano adeguate per poter esprimere la comunione che tu vuoi avere con noi e noi con te. Tu guardavi i nostri cuori direttamente dentro e noi, Signore, guardavamo il tuo cuore, senza neanche pensieri, amarci e basta. E in questo silenzio hai comunicato delle cose meravigliose. Ci hai parlato di quanto il tuo cuore è infiammato d'amore per noi, come il tuo cuore innocente vuole essere abitazione, casa per noi, rifugio. Nel tuo cuore, Signore, dove non c'è spazio, non c'è tempo, dove si può entrare direttamente nella divina volontà, dove c'è il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, non c'è spazio, non c'è tempo. E nel tuo cuore già gustiamo l'eternità, e nel tuo cuore, Signore, già gustiamo il riposo che tu ci darai. Nel tuo cuore, Signore, si racchiude tutto, tutti coloro che ti amano, passati, presenti e futuri, sono lì, Signore, nel tuo cuore. Come siamo stati noi nel tuo cuore, fin dalla creazione del mondo, tu ci conoscevi già, eravamo nel tuo cuore. Tu sapevi quando saremo nati e come noi avremo risposto al tuo grande amore. Ecco perché stasera in questo incontro, in questo cuore a cuore, lo spazio e il tempo non conta più. Conta questo incontro fra noi poveri mortali e tu l'Eterno. E in questo incontro noi, e solo in questo incontro, possiamo gustare l'eternità. Grazie, Signore, per questa porta spalancata che è il tuo cuore trafitto. Un cuore che dà spazio di entrare a tutti coloro che accettano questo amore folle. Perché, come dice San Paolo, a proposito della croce, del tuo amore, che definisce follia della croce, perché non si può definire, no? Come si può definire l'amore infinito di Dio, del Creatore, che si annulla facendosi creatore, accoglie tutta la sofferenza dell'umanità nel proprio corpo e perfino muore sulla croce, per amore nostro, si prende tutte le nostre negatività nel suo cuore, e questo cuore dal nostro peccato viene spaccato, trafitto, e questo cuore così tenero d'amore per noi si lascia spaccare, si lascia trafiggere. Quest'amore si carica di tutte le negatività che sono nell'umanità e quindi anche nel nostro cuore. Per questo umanamente si può definire solo follia, perché è troppo grande per la mente umana capire. Ma quest'amore è Dio, quest'amore è l'Eterno, l'invulnerabile, l'immortale. Ecco perché tu, Signore, risorgi. Risorgi perché il tuo amore è divino. Perché questo cuore innamorato non si può ammazzare, si può solo spalancare. Risorgi per dirci che il tuo cuore è trafitto e continua ad essere trafitto, ma è vivo, perché il cuore di Dio è un cuore vivo che palpita davanti a noi, anche se trafitto. Anzi, attraverso quella trafittura noi possiamo più profondamente entrare nel suo amore, più profondamente lavarci in questo sangue innocente che ha il potere di guarire ogni ferito. Grazie per questo amore e ti vogliamo pregare affinché tu mandi il tuo Spirito Santo, che è lo Spirito d'amore tra te e il Padre, affinché possa a noi rivelare i segreti del tuo amore.
e questi segreti poterli conservare noi, nel nostro cuore, ogni attimo della nostra esistenza, ogni momento della nostra giornata, e alla fine della nostra vita questi segreti diventano visione, diventano faccia a faccia con te, oh Signore. Questi segreti che portiamo nel cuore diventano Cristo vivo e vero di fronte a noi, diventano abbraccio, diventano fusione, diventano visione. Sostienici tu nei nostri combattimenti quotidiani, nei calici che ogni giorno siamo chiamati a bere, a volte calici veramente amari, per darci la forza di bere questo calice delle nostre vite. Tu, Signore, eternamente felice, scendendo sulla terra e incarnandoti, hai voluto bere un calice amarissimo, così che in te, Signore, noi abbiamo la forza di bere i nostri calici, perché tu sei con noi anche quando beviamo il calice amaro. Sei volontà del Padre. Signore, il tuo calice era talmente amaro che tu hai detto: Padre, Padre, se è possibile, passi da me questo calice amaro, ma non la mia volontà sia fatta, ma la tua. O Signore, fatti anche noi, quanto si presenta davanti alla nostra vita un calice amaro, possiamo avere la fede di dire: non la mia, ma la tua volontà sia fatta. In quel calice amaro, Signore, c'era salvezza per noi. Se tu non l'avessi bevuto, per noi non ci sarebbe stata speranza, gioia, resurrezione. Quel calice apparentemente di morte celava la vita per noi, è il segreto della croce, apparentemente sembra che distrugge, ma al cristiano invece lo vivifica. San Paolo dice: tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. E noi, Signore, questa sera ti offriamo tutta la nostra vita e la poniamo nella divina volontà, nelle tue mani sante.